Salve e bentornati in un nuovo episodio relativo alle macchine fotografiche. E oggi parliamo di Pentax. Abbiamo già parlato diverse volte di Pentax e di come la Pentax innovò nel settore delle macchine fotografiche. Basti pensare che il pentaprisma è una delle cose che è dovuta all'introduzione, è stato introdotto dalla Pentax. E il contatto caldo, diverse innovazioni ha fatto la Pentax ed è una delle case che ha sempre innovato molto e probabilmente ancora nella fotografia digitale sta innovando molto. Basti pensare che mentre la Canon recentemente ha dichiarato che non produrrà più macchine reflex, la Pentax ha dichiarato il contrario. Quindi diciamo in qualche modo la Pentax è sempre stata una casa che si è distinta e si è distinta sicuramente per il meglio. E come nel 1964, quando introdusse questa che è la Asahi Pentax Spotmatic seconda. In realtà nel 64 fu introdotta la Spotmatic prima, seguita poi dalla Spotmatic seconda, che era una macchina che aveva una baionetta a vite M42 che era stata introdotta dalla Zeiss e dalla Praktika. E quindi la Pentax, diciamo, introdusse questo nuovo attacco a vite. Sostanzialmente è un attacco M42 a vite e dove gli obiettivi appunto vengono avvitati sul corpo della macchina. È un attacco che ebbe larghissimo utilizzo in moltissime macchine fotografiche e Spotmatic perché all'inizio la Asahi Pentax, così si chiamava la marca giapponese, voleva introdurre una misurazione della luce spot. In realtà ci rinunciò subito perché poi, data la difficoltà, introdusse una misurazione semispot. Però le macchine sono totalmente metalliche, molto robuste. Qua vediamo la Spotmatic seconda nella versione nera, ma esiste anche nella versione cromata, anzi è più diffusa nella versione cromata che nella versione nera. E una curiosità è che le vedete marcate spesso come Asahi Pentax, ma esistono anche marcate Honeywell Pentax. La Honeywell era la marca che importava queste macchine negli Stati Uniti, era il marchio dell'importatore. E quindi negli Stati Uniti aveva ottenuto la licenza di poterle marchiare con il suo marchio. Per questo esistono delle macchine identiche della famiglia delle Spotmatic, perché la Spotmatic non è un modello di macchina ma è una famiglia, un modello di famiglie di macchine che vengono marchiate Honeywell e peraltro sono anche più rare di quelle marchiate Asahi. La Spotmatic seconda fu introdotta poco dopo la Spotmatic prima e le modifiche riguardarono l'introduzione della slitta flash o porta accessori, in realtà rovinandone un po' la linea del pentaprisma, e poi l'estensione degli ASA fino a 3200 ASA. Per il resto i tempi non sono cambiati molto, vanno da un secondo più posa B fino a un millesimo e la macchina è molto essenziale. La misurazione della luce va fatta con questo tastino laterale al corpo della macchina perché va presa stop down, quindi viene chiuso l'obiettivo, viene misurata la luce e all'interno sul lato destro c'è un aghetto che vi darà la misurazione corretta. Ovviamente le batterie, montava batterie al mercurio, oggi non più in uso, quindi la cosa migliore è ritararla per delle batterie moderne. E poi anche con la seconda fu introdotta le prese flash per il synchro flash e per l'FP.
Macchina, dicevamo, molto semplice, ma con l'introduzione di questa macchina furono introdotti anche una serie di ottiche veramente di gran qualità, tuttora, che sono queste, che sono le Tacumar. Sono degli obiettivi veramente molto molto buoni anche oggi, e tutta la famiglia dei Tacumar, diciamo che questi hanno subito una serie di modifiche nel tempo, fra cui l'ultima è stata l'introduzione quando fu introdotta la Spotmatic II, fu anche introdotta l'SMC, cioè il super multicoded degli obiettivi, quindi il trattamento antiriflesso famoso delle Pentax. E come vedete l'obiettivo è a vite sul corpo macchina, in questo modo. Questo qui è un 55 mm 1.8 Super Tacumar, molto molto interessante, e questi obiettivi hanno sicuramente un bellissimo sfocato, sono veramente degli ottimi obiettivi. E qui abbiamo anche un 35 mm, che sono poi quelli che ho utilizzato io con questa macchina. Questo è un 35 mm Tacumar Super Multicoded, questo è un 3,5, 3, sì, 3,5 35 mm. Sono completamente in metallo, quindi veramente. E qui abbiamo anche un 135 mm. F, no, è questo, scusate, è un 150 mm F4, e questo è un Tacumar, anche questo SMC, anche questo veramente veramente ottimi questi obiettivi, perché completamente in metallo, come completamente in metallo è il corpo macchina, questa Spotmatic. Per quanto riguarda l'interno della macchina, tendina in tessuto a scorrimento orizzontale, in questo modo. Questo è lo scatto, un 125esimo di secondo. È veramente piacevole averla in mano. Poi il pentaprisma è veramente molto molto luminoso. Sono caratterizzate da questa leva protuberante, e il contafotogrammi viene azzerato all'apertura del dorso. Quindi all'apertura del dorso il contafotogrammi, che è sopra la leva di carica, viene azzerato. L'attacco a vite aveva dei vantaggi all'epoca, perché permetteva di tenere saldamente l'obiettivo sulla macchina, evitando che magari inavvertitamente si premesse il pulsante di sgancio e l'ottica cadesse a terra, e poi si agganciava veramente con pochi giri, così come lo sgancio, con 2 giri e 3 quarti praticamente l'obiettivo viene rilasciato dalla macchina e agganciato. In questo modo praticamente si fanno uno, 2 giri e 3 quarti di giro l'ottica è agganciata. E l'altra caratteristica che avevano questi obiettivi era che intanto la ghiera di messa a fuoco era estremamente fluida, ed è estremamente fluida, che è praticamente un piacere mettere a fuoco con questi obiettivi. Ma l'altra caratteristica era che prima di queste macchine molto spesso bisognava mettere a fuoco con l'obiettivo a tutta apertura e poi richiudere l'obiettivo. Invece questi obiettivi permettevano, questi della Pentax, grazie ad un
ad un perno di poter essere utilizzati sempre a tutta apertura. Nel momento dello scatto l'obiettivo si chiudeva al diaframma di lavoro. Se invece si voleva misurare la profondità di campo, bastava agire sulla leva di lato all'obiettivo e poter vedere la profondità di campo. Quindi molto moderni come obiettivi. Sono ottimi obiettivi, li ho utilizzati, diciamo, nella fotografia di paesaggio, quando ho provato questa macchina, nelle foto che vedete. Chiaramente sono obiettivi che risalgono agli anni 60, quindi hanno una certa plasticità nella lente, ma non l'incisione che oggi siamo abituati a vedere nelle lenti moderne. Questo non toglie che gli obiettivi sono veramente molto molto buoni, soprattutto nel momento in cui andiamo a utilizzare i diaframmi più aperti e quindi a cercare diciamo lo sfocato, perché ha una progressione, hanno una progressione sullo sfocato veramente molto bella. E poi, per quanto riguarda l'attacco M42, era talmente diffuso che molte macchine, anche russe, hanno introdotto obiettivi a vite, alcuni anche veramente interessanti, come ad esempio l'Helios 44, che era un obiettivo veramente, veramente notevole, anche se chiaramente non tutti gli esemplari, come al solito, insomma, nella produzione sovietica, ex sovietica, erano all'altezza. E la macchina, come dicevamo, è estremamente essenziale. Sotto ha soltanto il vano batteria e l'attacco per il cavalletto e il riavvolgimento della pellicola. Ha un autoscatto che possiamo vedere, che si aziona così sul davanti. Scattato. E qui invece aveva, sulla ghiera del riavvolgimento, aveva i reminder per la pellicola. Il dorso era completamente liscio, quindi non aveva grandi particolarità, però è una macchina veramente di spessore, perché è tutta in metallo e è veramente un piacere averla in mano e poterci scattare. È una macchina piacevole. La Spotmatic seconda non fu l'unica della serie, perché poi furono introdotti altri modelli di Spotmatic fino ad arrivare alla Spotmatic F. Nel 71 fu introdotta la Spotmatic EL, che era la Electro Spotmatic, che fu anche l'ultima e che aveva delle caratteristiche elettroniche già al suo interno, e poteva anche montare un motore. Nel 73 fu introdotta la Spotmatic F, fu l'ultima della serie. Queste che vedete sono delle foto che ho scattato in uno dei sacrari che esistono in tutte le città italiane, in omaggio ai martiri della Resistenza. Qui, in particolare, nelle vicinanze di Casalino, furono trucidati sette partigiani dalle truppe della divisione Ettore Muti. Un centinaio di fascisti sorpresero questi sette partigiani e li uccisero. E questo sacrario oggi li ricorda. Direi che con questa macchina è sicuramente tutto. Ovviamente le lenti M42, come abbiamo detto, l'attacco era veramente molto molto diffuso, quindi anche altre case come la Yashica così producevano, hanno prodotto attacchi, lenti con attacco M42, quindi l'attacco a vite M42 è stato uno dei più diffusi attacchi fra le macchine fotografiche. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.
E se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se vi fa piacere iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!